Torniamo sul progetto di incorporazione tra la Banca 2021 e la Banca Buccino Comuni Cilentani, perché ecco, lo vedete, abbiamo il piacere di avere ospite nei nostri studi il presidente della Banca 2021, Silvano Lucibello. Presidente, grazie di essere qui con noi, ben ritrovata. Allora, grazie, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Insieme a lei vogliamo continuare ad entrare nel merito di questo progetto di incorporazione. Il termine è giusto, parliamo di una incorporazione, Presidente? Un progetto di incorporazione tra le due realtà bancarie del nostro territorio. A che punto siamo, Presidente? È stata approvata, questa iniziativa, questo progetto è stato approvato già in Consiglio di Amministrazione. A che punto siamo? Carmela, ti devo smentire un attimo. Non è un progetto di incorporazione, è un progetto di fusione, che è una cosa diversa. È una proposta di progetto del CDA della Banca 2021 che abbiamo vagliato e stiamo portando avanti per cercare di trovare una soluzione per rendere la nostra banca sempre più efficiente e più patrimonializzata. È un progetto industriale che si mettono a confronto, che abbiamo guardato attentamente il modo di poter sviluppare questo territorio meglio, poterlo assistere meglio, e si è pensato a questa possibilità di fare una fusione con gli amici dei comuni cilentani. Innanzitutto perché è un progetto che riguarda un territorio dove entrambi siamo presenti, apparteniamo allo stesso gruppo, e per cui dobbiamo un poco superare questi campanilismi fuori onestamente da un ambito che vanno soltanto a creare difficoltà al nostro sviluppo. E invece di noi dobbiamo pensare a sviluppare di più, e quindi dobbiamo uscire da questi confini di campanilismo e cercare di mettere su un progetto, come stiamo facendo, che sia interessante per i nostri territori, per le nostre aziende, soprattutto per i nostri soci e clienti. Si parla di incorporazione ed è antipatico, ecco. Perché alcune volte si fa un errore nel valutare le masse che uno gestisce. Difatti il criterio dimensionale, e quando si parla di banche dovrebbe essere ben noto, proprio il criterio dimensionale è quello che troppe volte e in modo grossolano è stato richiamato, è solo uno dei tanti fattori da considerare, ma non il fattore esclusivo. Oltretutto se ne sta facendo un problema di principio. Incorporare non è altro, è il cambio di un numero, che è l'ABI. Scusatemi, che ci cambia a noi? Che ci cambia solo l'ABI? Abbiamo fatto altre fusioni. Abbiamo fatto la stessa cosa con le altre aziende che abbiamo incorporato, è cambiato solo l'ABI. Le banche restano nella loro forma e sostanza, nei luoghi dove sono, per cui penso che sia volutamente fuorviante quello che si sta dicendo. L'invito tutti a essere più tranquilli e a pensare alla banca, a chi ci lavora dentro e ai clienti che la utilizzano, perché è fondamentale, oltre 40.000 clienti. È un progetto che io dico molto ambizioso, perché è partito dal discorso di due componenti dei due CDA che si sono incontrati e si sono seduti a un tavolo per cercare di arrivare a una possibilità di proporre alla nostra capogruppo e poi per regola fissa questo, se dovesse passare alla capogruppo, andrebbe alla BCE che poi darà il parere definitivo, ma non vincolante per le assemblee. Nulla di deciso ancora? No, non c'è nulla. Sono sempre i soci a decidere e a votare sì o no. Nessun altro. Quello che si dice sono solo fesserie, sono dati sbagliati volutamente. Io dico che, perdonami, no, prego. È un progetto che veramente nasce da un'esigenza di mettere insieme una banca come quella dei comuni cilentani più patrimonializzata e una banca come la 2021 meno patrimonializzata, ma con una forza attività commerciale, e dall'altra parte
un attento rischio del credito. Ci siamo resi conto che mettere insieme questi elementi viene fuori una banca di una consistenza patrimoniale ed efficiente importante per i territori che andremo ad allargare la competenza. E si parla di spostare il baricentro, ma quale baricentro stiamo spostando? Il terreno che noi andiamo a presidiare è lo stesso del Parco Nazionale del Cilento, del Val di Diano e degli Alburni. Hanno per la verità i comuni cilentani uno sportello che sta nel territorio dell'Avellinese. Noi invece andiamo a confinare con la Basilicata, dove inizia un altro parco che è quello del Pollino, e addirittura ci allunghiamo fino giù, fino all'Alta Calabria, dove c'è lo sportello, sempre nostro, di Tortora. Quindi, come vedete, non spostiamo nessun baricentro, ma stiamo sui territori dove già operiamo e allargiamo leggermente verso gli Alburni. Quindi bisogna anche stare attento quando si dicono queste cose. Io dico che è qualcosa di importante, perché viene fuori una banca consistente che permetterà, già dopo i primi 2 anni di attività, di avere degli utili con numeri molto consistenti, che aiuteranno a patrimonializzare ancora di più la banca e addirittura reinvestire una parte importante. Non parliamo più di 100, 200 mila o 300 mila euro, ma parliamo di 2, 3 milioni da poter reinvestire sui territori dove operiamo. Scusatemi, stiamo facendo questo per far crescere la nostra attività, per far sviluppare i nostri territori, e ricordo che le BCC, tutte le BCC, stanno dando una grossa mano nei territori interni per farli crescere, per evitare di cercare di frenare questo spopolamento che sta andando avanti, cercare di evitare che i nostri figli o i nostri giovani vadano via. Ecco, perché non è arrivato questo messaggio, secondo lei? Anche rispetto alle altre fusioni che avete fatto, non è arrivato questo messaggio? E poi arriviamo anche a quella delle iniziative. Non è arrivato questo messaggio, Carmela, ecco. Perché il progetto non è ancora pronto. Perché è un'idea, progetto, fatto da questa banca e dei comuni cilentani. Lo stiamo perfezionando. Dopo appena approvato da parte del CDA, sarà mandato in capogruppo, che dovrà esaminarlo e approvarlo pure alla capogruppo, e a sua volta il capogruppo lo trasmetterà alla BCE, dove si avrà il parere definitivo da loro, per un problema legislativo soltanto. Poi tornerà a noi, e noi non siamo vincolati dall'approvazione certa. L'approvazione certa viene dall'assemblea, che sarà convocata, penso, nell'inizio dell'autunno, dove, e prima di convocare questa assemblea, noi metteremo a disposizione questo progetto e vogliamo discuterlo con i soci e vedere di trovare una soluzione. Se i soci ritengono che questo progetto non li soddisfi, non c'è nessun problema, può essere tranquillamente bocciato. Non è questo il discorso. E sono sempre, perché i veri padroni della banca sono i soci, e sono loro a decidere questa cosa. Stanno dicendo solo sciocchezze. Nella prossima assemblea si parlerà soltanto di approvazione di bilancio e votazione di 1 o 2 liste, se sarà presentata anche l'altra lista. Quindi una competizione elettorale democratica fatta in un contesto giusto, che è l'assemblea dei soci. Per cui tutte queste cose che si stanno dicendo sono cose fuori dalla normalità. Mi permetto di dirti anche un'altra cosa. La banca che nascerà e avrà il costante supporto della capogruppo, perché questa è un'altra garanzia importante per questa operazione, sarà pronta ad affrontare il futuro e le sfide che il mercato le riserverà, con una importante solidità a garanzia di tutti, i soci, i clienti, i dipendenti e quindi del territorio. E voglio sottolineare, perché stanno dando notizie non veritiere, che mandiamo a casa dei dipendenti, che chiudiamo le filiali. Ma di cosa stiamo parlando? Non sarà chiusa nessuna filiale. Noi li vogliamo rafforzare, le filiali.
non sarà mandato a casa nessun dipendente. Noi vogliamo lavorare per aprire altre filiali e assumere possibilmente altre persone. Noi siamo la banca come nascita una delle più giovani, ma anche come età media siamo la banca più giovane, e quindi noi vogliamo lavorare ancora a far e a dare la possibilità a creare posti di lavoro per i nostri territori. Quindi perché devono dire cose che non sono reali? Quindi non si perdono posti di lavoro. Porto solo un esempio. Abbiamo fatto la fusione con la Basilicata. Le filiali ne abbiamo chiuse due, ma ne abbiamo aperte tre. Abbiamo spostate le filiali. Abbiamo chiuso San Severino Lucano e Valsigni. Abbiamo aperto Maratea, abbiamo aperto Lauria, abbiamo aperto Tortora. Fusione con Sassano. Le filiali sono tutte là, lavorano efficacemente, e abbiamo aperto in più un'altra nuova filiale, quella di Atena Lucana. Abbiamo fatto quella di Buon Abitacolo. Le filiali sono dove erano, nessuno le ha toccate. E voglio dirvi che questa fusione, per quello che si sta dicendo in giro, è una fusione fatta alla pari. Sei consiglieri da una parte, sei consiglieri dall'altra. Abbiamo avuto anche rappresentanze stabilite già nei patti parasociali, e quindi non cambia, non c'era, il presidente sarà dato ai comuni cilentani. Io ho messo in discussione la mia figura perché io amo il mio territorio, amo la mia banca, la persona passa, la banca resta dov'è? A Vallo della Lucania, sede legale in via Passaro, sede amministrativa in via Badolato, direzione generale in via Badolato. Smettetela con queste cose. Vallo sarà sempre di più rafforzato, è la banca di Vallo della Lucania. Non dite sciocchezze. E non ci sono nessun patto diverso, di nessuna natura. Noi pensiamo al territorio, ai dipendenti e ai clienti e ai soci, perché dovete sapere che noi operiamo con oltre il 70% dei soci, quindi la maggior parte della clientela è rappresentata dai soci, quindi il nostro interesse siete voi, non sono altri. E approfitto per dirvi un'altra cosa. Questi ultimi giorni sono connotati da telefonate continue presso i soci per invitarli ad andare a firmare contro la fusione. È il messaggio che passa. Addirittura qualche cliente mi ha detto: Presidente, sono andato a firmare per la banca. Che cosa è andato a firmare, scusami? No, mi hanno detto che serviva una firma per la banca. Non hanno neanche detto solo per la fusione. Ha detto anche che a qualcuno ci serve una firma per la banca. Qualcosa veramente allucinante. E si sono dimenticati di dire ai soci che sotto a questo documento c'è un altro punto scritto sul documento che non dicono, delegittimazione del consiglio di amministrazione. Cari soci, quando mettete una firma dovete leggere che cosa firmate. Questo potrebbe creare grosse difficoltà di commissariamento alla banca per la turbolenza della base sociale. Se vogliamo questo, siete voi a sceglierlo. State attenti, perché rischiamo di essere commissariati. La banca va al gruppo, perché noi siamo gestiti da un contratto di coesione, organizzazione, direzione e controllo sono della capogruppo. Ve lo dico veramente con molta serenità e ve lo dico dal più profondo del cuore. Tanti sacrifici non possiamo buttarli così al vento. La banca è importante, è fondamentale per dare una mano a questi territori. Pensateci bene quello che state facendo. Poi la competizione politica con le elezioni è una cosa democratica. Per carità, 1, 2, 3, 4 liste non è un problema. Siete sempre voi soci a scegliere chi delegare a gestire questa banca. Ma fatelo con consapevolezza e con certezza di quello effettivamente reale che vi viene, che dovete sapere e invece non vi viene detto. Perciò io vi dico, state attenti. La banca è il tesoro di tutti. Non disperdiamolo.
Rasseneviamo gli animi, Presidente? Penso proprio di sì, perché ce n'era bisogno, perché c'è molto malumore, c'è una turbolenza enorme, perché ognuno giustamente pensa, dice, ma che sta succedendo? E anche su questo invito chi fa questo tipo di comunicazione di stare molto attento, che questa è una banca dove ci sono risparmiatori, depositanti, i clienti li facciamo impressionare e si possono allontanare con danni enormi per la banca, ma soprattutto per il territorio, per il territorio. Ecco, Presidente, a chiusura di questo suo intervento, allora, è chiaro che ci rivolgiamo a tutti i nostri telespettatori, ma in primis le sue parole devono arrivare, ecco, ai soci e ai clienti della Banca 2021. Allora, l'iter è ancora in corso, nulla è stato deciso, ci sono diversi, ecco, momenti che precederanno quella che poi sarà la decisione dei soci. Gli unici che avranno, ecco, la possibilità di dire se il progetto di fusione andrà avanti o meno. Quindi in questo momento ci rivolgiamo principalmente a loro. Sì. Io vi invito a dividere le due cose. Pensiamo essenzialmente prima ad approvare il bilancio e alla competizione che ci sarà dopo l'approvazione del bilancio. Con molta serenità vi dico pure, appena superata questa fase, sarà approvato da parte di BCE il documento della fusione, sarete invitati ad avere un incontro con cui ci confrontiamo e decidiamo di comune accordo come proseguire. Perché, vi ripeto, non decide il CDA. Il CDA fa una proposta all'Assemblea e l'Assemblea è sovrana in qualsiasi decisione che decide di prendere. Perciò state tranquilli. E voglio solo concludere dicendovi, noi crediamo fortemente che questo progetto possa rappresentare la sintesi perfetta della creazione di valore e la dimostrazione che quando con professionalità e serietà si mettono insieme le virtù di due aziende, il risultato non può che essere entusiasmante. Questo soltanto vi dico, ragazzi. Buon lavoro a tutti, Forza Banca 2021, e vi dico che questo nome lo sentiremo ancora per poco, perché sarà un nome nuovo, più bello, non lo dico ancora, ma che richiama la nostra storia, la nostra civiltà, da dove veniamo. È un nome veramente che lascerà, penso, contenti e felici soprattutto quegli uomini che amano molto la cultura, uomini di cultura, e che gli piace ricordare la storia del passato. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie, Presidente. Ci fermiamo qui.